calmi e tranquilli, abbiamo iniziato così. Mi sono anche pettinata come lui. Samuele Palumbo! No, uno scherzo, perché siamo ricciolini tutti e due. Un talento meraviglioso, meraviglioso. Grazie. L'abbiamo appena visto, vedremo altro. Accompagnato, attenzione, lui è uno dei primi violini dell'orchestra Kids del Teatro Massimo di Palermo? Esatto. Ho detto tutto bene. Esatto. La voce non è da Kids. Accompagnato da Monica Emanuello, la sua buongiorno, bellissima mamma. Grazie. Allora, oggi all'Ora Solare parliamo di talenti, di giovani talenti, del talento, di quella cosa meravigliosa che arriva. Ce l'hai, però lo devi crescere ed accrescere, l'ho detto nel lancio. La signora Monica ha ascoltato Mozart, perché esatto, è ragazza di musica, lei canta in maniera meravigliosa, è nata sì, nella musica, e quando aspettava il suo bimbo lei ha ascoltato Mozart a tutto spiano. Proprio così, sì. Signora, se questo è il risultato, voglio consiglio dire, a tutte le mamme. Lo consiglio a tutte. Allora, veniamo a Samuele. Maestro, tu quanti anni hai? Ho 13 anni compiuti da pochissimo. Da pochissimo. 13 anni, uno splendido sorriso, un meraviglioso carattere, questo lo vogliamo anche dire, un ragazzo d'oro, e arrivi al violino, possiamo dare del tu, vero? Certo, ci possiamo certo dare del tu, che bello. Ringiovanisco subito. Allora, tu arrivi al violino paradossalmente perché lo suonava, lo studiava tua sorellina. Esatto. Quando avevo 5 anni, mia sorella ha cominciato a suonare il violino. Lei ha più di anni di me, 2 anni di me, si chiama Miriam. E io, dovendo assistere alle lezioni, perché ero un po' come l'ombra di mia madre, ecco. che carino. È il sempre destino del fratello piccolo, no? Che dice esatto, vieni con me, segui esatto, comunque. Comunque dopo assistere alle lezioni. Inizialmente ero un po' disinteressato perché comunque per me era noioso stare lì, non facevo niente. Però col tempo ho cominciato ad appassionarmi del suono del violino. E poi ho chiesto, mamma, posso suonare anche io il violino? E da lì è partito tutto. È stata un'eccellente richiesta, guardate questa fotografia. Qui sono sia Samuele che Miriam, li vedete che stanno suonando, entrambi il violino. Quindi Samuele aveva già iniziato, ma noi dell'Ora Solare abbiamo 30 secondi, 30 secondi di Samuele, che vi presentiamo così. In che modo? Così, guardate, guardate. Allora, signora, questi sono tutti e due i suoi figli. Sì. Non esatto è solo cosa ha sentito durante la gravidanza, che ha mangiato durante la gravidanza. Senso, due bambini meravigliosi. Miriam studia danza, eh? Sì, sì. Noi sì, la salutiamo sì, con sì, tanto amore. Belli, bravi, guardateli qua, è la custodia dei violini più grande di loro. E è loro topolini così se ne vanno sì, girando e vanno a scuola di musica. Proprio allora, così. Samuele ha preso questo avvio? Sì. In maniera inaspettata, tra l'altro, perché come diceva Samuele, sembrava molto disinteressato. Perché meno male. In qualche modo ho sempre pensato di approcciare i miei figli al mondo della musica, dell'arte in generale, un po' come conoscenza culturale, personale. Che e diciamo che rispetto alla grande, lui sino all'età di 5 anni non dava alcuna risposta. Signora, senti, sì, ho capito, però diciamo che aveva 5 anni è giusto che sia anche non così dava ancora risposta. Dopodiché non risponde il giorno del quinto compleanno, ma il giorno dopo si è cominciato così a rispondere. Senti, meraviglia, tu quanto studi al giorno? Studio circa un'oretta al giorno, però li suonare tutto il giorno praticamente. Cioè studi violino un'ora al giorno? Sì, sì. Solo? Dipende, poi scusami se dico solo, ma voglio dire, suoni così studiando un'ora al giorno? Beh, sì, perché comunque poi suonando tutto il giorno è come se stessi ancora studiando, anche quando mi esibisco è come se stessi studiando, sempre esperienza. Bello che sei. Allora, comunque, che risposte, dimmi. Comunque, non lo definisco quasi mai studio, perché comunque è un divertimento, è come anche il lavoro. Se il nostro lavoro corrisponde con la nostra passione, non si può chiamare lavoro. Tu sei Maradona che gioca a palla, eh? Hai capito, sì. Allora, attenzione. Abbiamo ancora un minuto soltanto. Organizzazione con la scuola, perché perfetto, non è studiare, è appassionarti. Però
Poi c'è anche la scuola da portare avanti. Riesci a tenere il ritmo di tutte e due? Sì, comunque metto la scuola al primo posto. E non ho mai avuto problemi nell'organizzarmi con la scuola e il conservatorio. Ovviamente capitano quei giorni dove non riesco ad arrivare a fare una cosa, però comunque recupero sempre. Recupera sempre. Guardate, noi ve lo presentiamo così, è noto, lui è famoso ed è un ragazzo con i piedi ben piantati per terra, però poi quando fra qualche anno lo vedremo ancora più in alto, sarà stata una gioia vederlo adesso così, ancora ragazzino. Kids, ma con sta voce. Ci vediamo per un attimo, Aurora Solare. È il momento certo, quando cambiate voce, guardate là che cosa sei. Andiamo. Allora, mamme, zie, nonne di tutto il mondo, anche i nonni, gli zii, i papà di tutto il mondo, unitevi perché qui abbiamo Samuele Palumbo, che è una meraviglia. 13 anni, uno dei primi violini dell'orchestra del Teatro Kids di Palermo, accompagnato dalla sua splendida mamma, Monica Emanuello. Grazie di essere qui, entrambi. Grazie Allora, Luciana Litizzetto, che noi salutiamo caramente, e aspettiamo qui, Vabbè, ma questa è un'altra storia. Ti ha definito il Branduardi 2.0. Eh sì, per i ricciolini e poi stesso strumento. Stessa bravura pure, no? È Insomma, grande Branduardi, cantautore. insomma, è stato un grande, Sì, grande sì. onore. Tu passi dalla classica al pop, tu attraversi la musica tutta. Beh, sì, non ho un genere preferito e comunque mi piace spaziare tra i generi, anche perché il violino è uno strumento che giustamente è più prestato al classico, però è bello farlo parlare in qualsiasi lingua, Oh, io dico ero così. sicura che avresti detto farlo parlare, grazie di averlo detto, perché è proprio la voce umana il violino, forse è lo strumento musicale più vicino in assoluto alla voce umana. E allora, signori, Nuovo Cinema Paradiso, il maestro Ennio Morricone e c'è Samuele Palumbo al violino. Mi dicevi il talento, sì, va bene, però il talento se non studi non è niente, no? Certo, bisogna coltivare quel talento che è dentro ognuno di noi ed è proprio per questo che dobbiamo cercare di scoprirlo, ecco. E poi quando il talento corrisponde alla passione, lì è ancora più facile riuscire a svilupparlo. Dio ti benedica. Allora, quante sono già innamorate di te? Diciamo che non mi faccio distrarre, ecco. Non ti va, ti farai distrarre, non ti preoccupare, lascia tempo al tempo. Allora, Samuele ha vinto l'ultima edizione di Tu sì che vales. Questo anche va detto con applauso, sottolineando che tu sei entrato in questa grande, grande, importantissima competizione, in questo grande programma, con l'intenzione di partecipare. E poi? Beh, io non mi aspettavo di arrivare in finale, addirittura di vincere. Però comunque è stato un grande
Una grande occasione, un po' come quei treni che passano per la vita e poi non ripassano più. E devo dire che, ovviamente, senza questo lancio, ecco, molti obiettivi non li avrei ancora raggiunti. Ecco. E tanti ne raggiungerai ancora di più, ancora ce di ne più. Sono, ce ne la vincita, che è una vincita molto importante, e qui viene un'altra pagina della vita di Samuele, ovviamente è stata tutta consegnata nelle mani dei genitori, una parte per gli studi. Esatto. E una parte? E una parte. Beneficenza. Ecco. Non ho beneficenza. Sentito. Beneficenza! A sì. 13 anni. Beneficenza. Tu fai sì, perché, beneficenza. Il mio motto è essere felici per dare felicità. E comunque, se la mia felicità può diventare anche quella di altri, anche se i soldi non fanno la felicità, ma sicuramente. C'è chi ne ha ancora più bisogno, per cui non vedo perché non debba aiutarli. Tu aiuti una missione. Come sempre mi fa commuovere. Beh, signora, e ci credo, come sempre, pure lei, però Mozart per 9 mesi, quello che almeno è tutta colpa sua, signora. Ha ragione. Nella migliore dei modi. Allora, tu aiuti una missione in Africa. Sì. Aiuto una missione in Africa. A Natale o durante i giorni di festa va a suonare negli ospedali, Samuele, per dare, abbiamo le prove, per dare una mano, no? Sì, comunque è una bellissima esperienza. Nel momento in cui vedo le persone che non stanno vivendo un bel periodo, che poi magari si divertono anche, cominciano anche loro a ballare, io lì mi perdo, cioè, è il massimo della felicità. Sei una creatura bella, sai? Tu sei proprio, guarda, Grazie. Samuele. Tu sei proprio una creatura bellissima. Grazie proprio bella, mille. bella, bella. È dovere, dovrebbe essere il dovere di ogni umano. Allora, il violino che il maestro suona, il giovane maestro suona, è un violino costruito in liuteria. Sì. Tu hai anche partecipato, nel senso che Costruzione, hai partecipato alla costruzione, qualche che passaggio. è il tuo violino. Esatto. Sai che tra qualche tempo suonerai uno Stradivari? Speriamo. Però Perché uno come te se comunque lo merita. vedremo. Comunque questo è un grande violino, è un Guarneri del Gesù, è modello cannone, quindi molto potente di suono, come piace a me. Si chiama Cannone, voglio dire, dai, gli hai dato un nome? No, non ci ho Daglielo, pensato, però daglielo. Dai un nome al tuo violino, per come lo perché tratto è un po' come se fosse mio figlio, ecco. Lo tratti come se fosse Tra l'altro sono cresciuto con questa cosa, mia mamma, che lei anche suona uno strumento, diceva sempre a me e a mia sorella da piccoli, trattatelo come se fosse vostro figlio, perché, come ho detto prima, parla e noi gli possiamo dare una vita, almeno Signora, quello. lei ha tanti meriti e a colpa di tutta questa meraviglia, Ha colpa proprio glielo sto dicendo, guardi, con ragione. tutto l'amore del mondo. Complimenti, signora, Grazie, complimenti grazie. tanti. Quanti strumenti avete nella vostra Ho perso il conto, mansarda? sinceramente, però quelli che sono a vista li possiamo elencare. È Pianoforte? fisarmonica, pianoforte, chitarra classica, elettrica, poi abbiamo il clarinetto, la Sì, batteria. batteria. Perfetto. Sì, Vengo a poi. fare il gatto. Molto bene, signori, noi chiudiamo, ma non chiedo neanche cosa sogni Samuele per il suo futuro. Suonare? Sì, Dai. suonare. Ovviamente spero di continuare con questa carriera e comunque punto a grandi palchi, come grandissimi teatri, anche se ne faccio già parte dell'Orchestra Kids, del Teatro Massimo, e il Insomma. Teatro Massimo è ricchissimo di storia, credo proprio che l'orchestra sia uno dei passaggi fondamentali per ogni musicista, che sia pianista, clarinettista, qualsiasi strumento. Allora, Samuele Palumbo, da questo momento in poi gli mettiamo il GPS e lo seguiamo ovunque gli vada. Lui vuole grandi palchi, per grandi palchi ci vuole grande musica e ci saluta così. Danza ungherese, signori. Prego, Samuele. Thank you.
fatti dare tutti i matti del mondo. Bravo, 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 bravissimo. Grazie. Signora,